Vittoria, tu invece non so se hai frequentato mai un corso o adesso dopo questa puntata magari ci stai pensando, eh? Sì, vero, io non ho mai frequentato un corso. E è vero che comunque quando mia figlia da piccolina gli è andato un pezzo di carne di traverso, è arrivata alla porta, era viola e mi sono ricordata che il medico mi ha detto non farebbe in tempo arrivare al portone e quindi l'ho presa per un piede e gli ho dato un pugno dietro la schiena pur non Però è sapendo. È sbagliato. sbagliato, però lei ha dato di stomaco e l'ho salvata comunque. Certo, adesso che so che ci sono questi corsi, forse è meglio che lo faccio invece di magari ammazzare una persona. Dottore, perché ci sono tante piccole fatalità che avvengono anche nelle mura domestiche, veramente, che basta avere un minimo di preparazione per evitare che poi diventino, no, problemi ben più seri. Infatti noi quello che, grazie comunque a 30 ore, noi insieme al 30 ore quello che noi abbiamo prefissato adesso di fare è che tutti quelli a quali verranno donati i defibrillatori siamo disponibili a formarli gratuitamente, proprio perché più persone conoscono le manovre, meglio è, più sicure saranno le case, ma non solo, anche i luoghi di lavoro, ovunque. Questo è il I corsi messaggio sono che periodici e ho. Ma gratuiti? no, non tutti. Ah, Questo, ecco. tutto quello che c'è in questo progetto da parte della Croce Rossa viene offerto gratuitamente, cioè ogni sede dove ci sarà il defibrillatore dei 30 ore per la vita, noi abbiamo deciso di formarli gratuitamente. Al di fuori del progetto di solito ci sono delle quote che vengono fatte, ma non sono quote eccessive che non si può Stefano, avere. invece, visto che hai detto che sono quasi 20 anni Sì. che stai nella Croce Rossa, in questi 20 anni, in qualche modo, hai visto anche un approccio diverso, più conoscenza, più voglia anche da parte nostra, proprio di cittadini, di aiutare, di Beh, dire fare. che è cambiato tutto sarebbe un'esagerazione, ma comunque è cambiato moltissimo. Basta pensare al defibrillatore, appunto, che è stato un elemento che ha cominciato ad assumere la sua importanza proprio in questi ultimi 20 anni. I protocolli internazionali su cui ci formiamo e che vengono continuamente rivisti, corretti, è cambiato moltissimo. Diciamo, l'approccio all'emergenza era un approccio più casareccio 20 anni fa, Più un approccio improvvisato. molto più improvvisato, molta buona volontà, si sono salvate anche tante vite all'epoca, e questo non Certo. bisogna misconoscerlo, però si migliora e quindi con il miglioramento ci sono tante altre conoscenze che vanno acquisite e che vanno improntate. Allora, 45501, lo continuiamo a ripetere, quindi da telefono fisso e da SMS, magari non so se possiamo avere poi anche aggiornamenti di come sta andando, Adesso sì, poi chiediamo prima della fine del programma. Così capiamo se siamo Però riusciti ad insomma, quello che io aiutare. volevo aggiungere, per esempio per dare un po' anche il senso, no, del problema che c'è nel nostro paese, noi abbiamo alcune città che sono cardioprotette, no? Per esempio Piacenza è una di queste. Ecco, su 100 persone che hanno un arresto cardiaco, e 30 di queste persone a Piacenza vengono salvate, a Roma una su 100. Che cosa vuol dire Cardioprotette significa cardioprotette? che c'è una campagna di sensibilizzazione, ci sono molte persone che hanno fatto corsi o comunque persone che sanno come fare le manovre salvavita, e soprattutto ci sono molti defibrillatori, addirittura sulle macchine della polizia, dei carabinieri, che sono quelli più a disposizione, diciamo, delle persone e possono raggiungere in brevissimo tempo, perché qui si parla di pochissimi minuti. Luigi è veramente un miracolato, Mamma mia, perché sì, Luigi. solitamente, cioè, dopo 5, 6, 7 minuti già il cervello comincia a non avere proprio più ossigeno, e quindi anche la persona risuscitata può portare poi dei Dei danni danni. Anzi, già stato irreversibili. fortunato, in 8-9 minuti l'ambulanza è arrivata Sì, in sì, sì. campo, perché poi l'arresto è durato 17 minuti. Sì, perché mi hanno fatto il defibrillato in campo, hanno continuato sull'ambulanza, però l'ultima defibrillazione, quindi circa una ventina di minuti, però il problema, la preoccupazione maggiore erano quegli 8-9 minuti, Certo, perché quindi. ecco, i miei familiari hanno detto questo, è stato troppo Perché tempo era a terra senza il soccorso. tempo limite. Ci sono, Stefano, dimmi. ma infatti, se noi ci domandiamo chi le salva le persone, non le salva il singolo operatore. Le salva la catena della sopravvivenza, la catena del soccorso, e possiamo dire a questo proposito le salva la città cardioprotetta, perché la percentuale delle persone che ne escono poi fuori vive e in buone condizioni di salute aumenterà sicuramente con l'aumentare della conoscenza. Allora diciamolo, quali sono le città più cardiopotenti?
più sensibili? Beh, io per esempio conosco assolutamente Piacenza, perché c'è stato un professore che ha portato la defibrillazione in Italia, però insomma adesso non conosco esattamente tutte le altre città, so solo che siamo ancora molto indietro, per esempio Roma è una città che da questo punto di vista non lo è. Nel frattempo mi hanno detto però, se volete un po' di informazioni, sono arrivati 25.000 euro, grazie. Beh, bello, grazie. Durante il nostro programma? Bene. E allora noi possiamo rilanciare, proprio perché ci piacerebbe che tanto ci sta, cardioprotette, insomma abbiamo questo numero che possiamo fare fino a domenica, che è il 45501, da telefono fisso o da sms. Io so che è un momento difficile, ma insomma anche quel poco che possiamo fare è straordinario, per noi è veramente importante. È un momento difficile, però sono storie che possono riguardare chiunque, diciamo ognuno di noi può essere in qualche maniera direttamente e indirettamente coinvolto. Noi qui in Rai ce l'abbiamo il defibrillatore, a proposito, c'è qualcuno che ieri siamo andati a controllare. Ce l'abbiamo qui. Ti dico di sì, sì. No, sì, perché sì, la nostra è una trasmissione che dà parecchie vibrazioni, non vorrei no, scherzi a parte, drammatizziamo, però siamo organizzati anche noi in Rai. So che i dipendenti, per esempio, organizzano periodicamente, fanno periodicamente dei corsi di aggiornamento, noi no, non li abbiamo fatti. Ancora no, ma basta, dopo questa puntata, Lorella, ecco. Guarda, poi comunque c'è questo che poi vi lascio, che è praticamente un poster che è stato realizzato proprio per 30 ore per la vita, che contiene tutte le manovre salvavita, che poi sarà distribuito sulle piazze da tutti i volontari di Croce Rossa Italiana. È veramente un oggetto abbastanza unico, devo dire, non solo in Italia, ma anche all'estero. Io lo metto nel carino qua, tolgo tutti quei poster inutili. E metto di donne inutili, mettiamo quello, la Juve, c'ho quello, metto questo. Ecco. Laura, ci vuoi raggiungere qui, così ci dai anche i risultati del sono stata in postazione, perché ho aperto da qui la risposta alla domanda del giorno. Ovviamente l'80% dei nostri spettatori che ci hanno seguito e degli amici dal web dice che sì, possiamo fare qualcosa come cittadini e dare i primi soccorsi. E inoltre Antonello Cassarino segnalava che in Germania per prendere la patente bisogna obbligatoriamente fare dei corsi dalla Croce Rossa, cioè corsi di primo soccorso. Questo per prendere la patente di civiltà. Questo è importante, per mettersi alla guida ed essere sicuri appunto di salvare se stessi e di dare magari le vite altrui. In Spagna nelle scuole vengono insegnate le manovre di primo soccorso, fin dai ragazzi piccoli, perché è importante far crescere la cultura del primo soccorso fin dai bambini. E così diamoci una mossa, perché come diceva Socrate, c'è un solo bene, il sapere, un solo male, l'ignoranza. L'ignoranza, ecco. Allora fino a domenica, 45501, Lorella sarà qui tutto il giorno, sarà anche la vita in diretta. Grazie. Quindi la potete seguire da telefono fisso e con sms. Grazie, noi torniamo domani, grazie.